Bentornati alla mia stanza e scusate l'immane assenza per tutto il mese di dicembre, ma l'influenza ha deciso di reclamarmi e quindi ho preso praticamente un'influenza dopo l'altra e non volevo fare i video praticamente con il naso che cola, magari la tosse, la voce nasale, tutte queste cose, quindi ho deciso di non farne e quindi niente, ci vediamo adesso a gennaio. Quindi buon anno e buon Natale e buone feste a tutti quanti, anche se vagamente in ritardo. Spero che vi siate ingozzati, che avrete mangiato tanto e che pesate di più adesso. Comunque, questo video praticamente vi farò vedere i regali che ho ricevuto a Natale. Non sono molti, perché comunque non sono molti, però per me hanno un grande valore. Quindi cominciamo subito dal regalo che mi hanno fatto i miei genitori, che è il nuovo telefono, praticamente perché il mio faceva schifo, cioè non caricava, non riusciva ad arrivare neanche al 100% di batteria e oltretutto in forse un'ora si scaricava completamente, quindi ero costretta ogni volta ad attaccarlo alla corrente e comunque anche così non riusciva a caricare del tutto, quindi ero praticamente sempre sul punto che si scaricasse. Il problema era quando ero in giro, perché comunque essendo in giro non è che mi posso portare un caricabatterie ovunque e avere la possibilità di caricarlo. Certo, ho quello portatile, però quanto poteva durare, forse una mezz'ora in più non era possibile, quindi mi siete regalato il Huawei P8 Lite. Per ora non è male, mi sta piacendo tanto, quindi yay! Poi mia sorella invece mi ha regalato la confezione di Touch, tipo Copic sarebbero, e questi sono i colori per la pelle, nel senso le tonalità della pelle, perché quando lo dico a mia mamma i colori per la pelle, lei mi guarda sempre strano, tipo probabilmente capisce che sono i colori per colorare sulla pelle e non è così, sono le tonalità della pelle. Questi sono 12, dovrebbero essere, sono 12 e sono praticamente come quelli che avevo preso a Lucca, se li avete visti, sono fatti così, da un lato hanno la punta a punta praticamente per sfumare meglio, mentre dall'altro hanno tipo l'evidenziatore, il taglio per fare magari dei tratti più netti e precisi, e quindi questi ovviamente li ho scelti io perché anche mia sorella ogni tanto tipo non sappiamo più cosa regalarci, quindi ce lo chiediamo a vicenda. Infatti anche lei mi ha chiesto, cioè anche io ho chiesto a lei cosa volesse per Natale, perché non sapevo cosa prenderle, anche perché lei è via, quindi quando è scesa gliel'ho dato direttamente e non volevo che fosse una cosa particolarmente ingombrante, anche perché se non in valigia non ci sta, quindi alla fine gli ho preso solo un cosmetico che poteva portarsi via benissimo. Poi mi hanno regalato questa confezione, il mascara più una pochette in metallo della L'Oreal. Questa è Miss Manga, che in realtà avevo già il Miss Manga, però non si sa mai. Questa pochette è abbastanza carina, perché comunque essendo in metallo anche dentro, se magari ci si mette dentro i pennelli, dopo le si può pulire con molta più facilità di una semplice pochette per mettere i pennelli in stoffa, e questo non è male, anche perché poi se volete mettere anche qualche ombretto o qualcosa che magari avete paura che si rompa, questo è in metallo, quindi c'è meno rischio di rompersi, quindi utilissimo. Mi hanno regalato questa pochettina che in realtà è un semplice set per la manicure, diciamo, con le forbici, la lima, taglia unghie, pinzette, eccetera. Non l'ho ancora usato, però è da mettere in borsetta e portare dove volete, perché comunque è piccolino, sta in una mano. Quindi il mio ragazzo mi ha regalato questo set colori più un album da colorare di quelli tipo mandala. L'album da colorare e basta,
Questo è tutto quello che ho ricevuto per questo Natale e spero di rivedervi presto. Ciao!